Salve e ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con il Science News. Iniziamo con le notizie di questa settimana. Europa è una luna ghiacciata di Giove ed è molto interessante per la ricerca astrobiogeologica, dato che al di sotto della superficie ghiacciata è presente un oceano, che può verosimilmente creare un ambiente simile a quello dei camini idrotermali presenti sulla Terra, con condizioni favorevoli allo sviluppo di forme di vita. L'ultima scoperta della NASA pertanto è sensazionale. Infatti è stato condotto uno studio che ha messo in evidenza come la superficie del satellite si illumini al buio, ovvero anche nel lato non esposto alla luce solare, per il continuo bombardamento di radiazioni provenienti dal campo magnetico del gigante gassoso Giove. Sotto effetto delle radiazioni, il ghiaccio superficiale emette colori diversi nello spettro visibile che rispecchiano la composizione stessa del ghiaccio. Con l'esperimento svolto dalla NASA tramite il prototipo Science Heart, costruito appositamente per la ricerca, si è trovato un modo per studiare la composizione e le caratteristiche fisico-chimiche del ghiaccio che costituisce la superficie di Europa. La scoperta è fondamentale in vista dell'Europa Clipper Mission, programmata per il 2023, e dell'Europa Lander Concept, che verrà lanciato nel 2025. Proseguiamo con le notizie di questa settimana. Gli anfibi sono animali oggi molto diffusi sul nostro pianeta. Essi si dividono in tre gruppi principali: anuri, dal corpo tozzo e zampe allungate, come le rane, urodeli, con corpi allungati, dotati di coda e quattro piccole zampe, e le cecilie, con corpi allungati e privi di zampe. In realtà, fino a sole poche centinaia di migliaia di anni fa, esisteva un quarto gruppo di anfibi, chiamato alberpetonidi, caratterizzato da un corpo ricoperto di squame e da una particolare struttura delle fauci e della giuntura del collo. Questo gruppo, noto a partire dal Giurassico superiore, ma probabilmente molto più antico, è però avvolto nel mistero, essendo i loro resti fossili spesso frammentari o mal conservati. Per la prima volta è stato descritto il cranio completo, articolato e perfettamente conservato di un alberpetonide contenuto all'interno di un'ambra risalente al Cretaceo, ritrovata in Myanmar, che presenta ancora la muscolatura originaria dell'animale. Il fossile, attribuito alla nuova specie Yaksha peretti, mostra un legamento ioideo mediano molto allungato, il cui apice è posto all'interno della punta della lingua, la cui forma ricorda un cuscinetto. Questa particolare struttura e morfologia è molto simile a quella osservabile oggi nei camaleonti, che usano l'elemento ioide per permettere la propulsione della lingua durante la caccia. Questa scoperta quindi non solo permette di osservare la struttura muscolare di un gruppo di anfibi ormai estinto, ma anche di identificare gli alberpetonidi come animali che avevano uno stile di vita simile a quello degli attuali camaleonti. Altra notizia di questa settimana. Nella maggior parte delle popolazioni umane è stato possibile osservare un modello comportamentale ancestrale che suddivide uomini e donne in cacciatori e raccoglitrici. In un nuovo studio è stato analizzato un sito di sepoltura che ha portato alla luce la prima prova, ad oggi conosciuta, di una popolazione in cui le donne svolgevano attivamente il ruolo di cacciatrici. Il sito si trova sull'altopiano andino di Huilamaya Patija, in Perù. L'essere umano in questione era una giovane donna sepolta insieme al suo kit da caccia. È stato grazie al ritrovamento del kit da caccia che gli studiosi sono stati in grado di dedurre quale fosse il ruolo della donna all'interno della comunità. Insieme alla giovane donna sono stati trovati altri 10 individui di sesso femminile sepolti nello stesso sito. Grazie allo studio delle pratiche di sepoltura sappiamo che il sito appartiene ad un periodo di tempo che va dal tardo Pleistocene all'inizio dell'Olocene. Proseguiamo con le notizie di questa settimana. I cinodonti sono un gruppo di sinapsidi che comprende i mammiferi e i loro antenati più prossimi. Recentemente è stato rinvenuto e descritto il fossile di Nshimbodon mucingaensis, una nuova specie di cinodonte proveniente dal Permiano superiore dello Zambia. La nuova specie si colloca vicino alla base del gruppo dei cinodonti e fornisce importanti informazioni sulle articolazioni del collo e delle spalle, molto simili a quelle dei mammiferi. Infine, la distribuzione dei cinodonti alla fine del Permiano indica che fossero già un gruppo molto diffuso. Altra notizia di questa settimana. Da poco, un nuovo studio ha annunciato la scoperta inaspettata di due nuove specie di marsupiali australiani. Le analisi genetiche condotte sulle popolazioni di Petauro maggiore, Petauroides volans, hanno svelato una grande divergenza tra quelle della parte settentrionale, centrale e meridionale della costa orientale del continente.
Anche dati morfologici supportano l'istituzione di due nuove specie all'interno del genere Petauroides, oltre all'unica conosciuta fino ad ora. Le popolazioni centrali sono state assegnate alla specie Petauroides armillatus, mentre quelle settentrionali alla specie Petauroides minor. Questa importante scoperta amplia la diversità dei mammiferi endemici dell'Australia, nonostante le popolazioni di marsupiali di tutto il continente abbiano rischiato molto a causa degli ultimi casi di incendi nel paese. Questo studio e l'istituzione di questi nuovi taxa costringeranno quindi anche a modificare la gestione della conservazione dei petauri maggiori per poter salvaguardare le due specie appena scoperte, e dimostrano ancora una volta la grande importanza che hanno le analisi genetiche sulle popolazioni di animali nella conservazione della biodiversità. Ultima notizia di questa settimana. Di recente è stata riportata la più schiacciante evidenza di microevoluzione in un antico ominino, cioè in un antico parente estinto di Homo sapiens. Nella cava di Dreamland Main, in Sudafrica, è stato rinvenuto il cranio di un nuovo esemplare di Paranthropus robustus, un nostro lontano cugino dal cervello relativamente piccolo e adattato ad una dieta erbivora, in modo simile ai gorilla. Il cranio, ben preservato e risalente ad un periodo compreso tra i 2,04 e 1,95 milioni di anni fa, mostra caratteri differenti da quelli riscontrati in altri esemplari della medesima specie umana. Questo mix di caratteri derivati ed arcaici riscontrati in questo nuovo esemplare non sembrano poter essere riconducibili a differenze intraspecifiche, dimorfismo sessuale o a un differente stadio dello sviluppo dell'esemplare. Questi caratteri sono quindi una chiara prova di microevoluzione, cioè a piccoli cambiamenti dovuti forse a mutamenti nell'habitat e nel clima nella zona in cui visse questa antica e particolare specie di ominino. Infine, ci tenevamo a informarvi che, da questo momento in poi, i video dei Science News inizieranno a uscire con cadenza bisettimanale. In compenso, ci saranno molte nuove sorprese sul canale. Bene, le notizie di questa settimana sono finite. Se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a lasciare un like. Se invece vuoi sostenere noi ed il nostro lavoro, iscriviti. Se già lo hai fatto, ti ricordo di accendere la campanellina delle notifiche. In questo modo non ti perderai nessun video. Inoltre, ringraziamenti speciali vanno ai membri del team Fabio Mongiovì, Silvia Del Genovese, Antonio Miaila, Mattia Iuri Messina e naturalmente al nostro caro Ivan Iofrida. Io intanto vi lascio e vi auguro un buon inizio di settimana e vi ricordo che, come sempre, il video di oggi è stato approvato dal nostro vecchio Lambeosaurus Lambei.